Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale per chi non mi conoscesse. Io sono Giulia e oggi siamo qui per fare un nuovo haul gigante, perché questo è il pacco che dobbiamo aprire insieme di Shein. Intanto, come sempre, ringrazio Shein per avermi inviato questo pacco. Vi lascio qua sotto il codice sconto se volete acquistare qualcosa sul sito prima che poi mi dimentico, e anche il codice di ricerca che, se inserite all'interno della barra di ricerca di Shein, vi compaiono in automatico tutti i capi che vi farò vedere in questo video senza che li andate a cercare tramite link singolo sotto nell'info box, anche se, come al solito, ve li lascio tutti anche sotto, così se siete più comodi a ricercarli così li trovate. Così, in particolar modo, le cose che vi faccio vedere oggi sono della sezione Quick Ship di Shein, che non so se conoscete, ma è una sezione su Shein con dei capi che, se li ordinate, vi arrivano a casa in 5 giorni, quindi una spedizione velocissima rispetto al solito, ai soliti 10-15 giorni di Shein, insomma, e quindi molto molto comodo se dovete ordinare qualcosa che magari vi serve subito, se avete un evento oppure se vi serve qualcosa urgentemente. Potete pure andare a cercare proprio la sezione all'interno del sito e trovate tutti i capi, che sono veramente tantissimi. In particolar modo ho preso delle cose che si adattano a questa stagione, ovviamente, quindi maglioni, cose un pochettino più autunnali, invernali, perché ahimè ormai la stagione calda ce la siamo lasciata alle spalle. Iniziamo subito dal primo capo. Prima cosina che vi faccio vedere è questo maglioncino super tenero, così a righe rosa con il cuoricino rosso. Non avevo maglioni rosa, stranamente, non è un colore che a me fa impazzire per l'abbigliamento, però non avevo neanche un maglioncino, quindi ho preso questo e devo dire che io di solito con i maglioni di questo peso di Shein mi trovo strabene, li utilizzo d'inverno tranquillamente con un jeans per andare a lavoro, sono molto comodi e soprattutto non pungono, perché spesso i maglioni a contatto con la pelle, sulla mia pelle, mi pungono e mi danno fastidio. Di questi qua di Shein mi sono sempre trovata bene. Come al solito vi faccio vedere l'indossato, o di qua o di là mentre parlo. Non sono ancora nella postazione definitiva, come vedete sto facendo un po' da una parte, un po' dall'altra, quindi anche voi giustamente avrete un po' di video di qua e un po' di video di là, ma prima o poi mi stabilizzerò, giuro. Poi rimaniamo in tema maglioni. Siccome vanno tantissimo i cardigan quest'anno, e mi sono resa conto che nell'armadio non avevo neanche un cardigan così semplice, nero, basic, ho deciso di prendere questo qua. È la stessa stoffa di quello che vi ho fatto vedere prima, forse leggermente più pesantino. Anche questo non punge a contatto con la pelle. Ne avevo uno simile bianco, sempre di Shein, che ho usato veramente tantissimo la scorsa stagione, e quindi nero, che in inverno va un po' con tutto, ho preso questo qua. Ok, apriamo questo pacco gigante, che non ricordo in realtà che cosa sia. Ah, ok, sì, è una giacca. Sul sacchetto c'è scritto Shein Kids, anche se sinceramente non ricordo di aver preso qualcosa nella sezione Kids, ora che ci penso, non lo so. Adesso poi lo vedremo indossato e vedremo se mi va o se mi sta piccolo, perché se l'ho preso con la mia taglia nella sezione Kids, ho qualche dubbio che mi vada. Ho preso questo bomberino così, no, non è kids, non è piccolino, che in realtà io in inverno utilizzo molto, soprattutto anche quando vado ad allenarmi, quando vado a scuola, quando vado in palestra, a scuola di base intendevo. Io i bomber li utilizzo molto perché secondo me con la tuta stanno da Dio, poi tengono caldo, molto molto comodi. Questo in particolare aveva una stoffa, non so se si capisce dal video, un po' diversa dalle solite, perché non era il classico bomber, ma è come se fosse vellutato, però in realtà al tatto non lo è, perché avevo paura che come stoffa fosse di quelle tipo scamosciatine. Ne ho avuto uno in passato, ma tende a rovinarsi di più, quindi non ero molto convinta, però in realtà è molto bello perché dà quell'effetto, però in realtà non lo è, quindi devo vedere un po' questo collo come sta, se non sta troppo su, però sembra molto molto carino. Vi dico anche che taglio ho preso. Dei maglioni di prima ho preso la S di entrambi.
Di questo qua ho preso la XS, forse perché avevo letto le recensioni sul sito e dicevano che vestiva un po' over, e quindi ho preso una XS, ma alla vista così dovrebbe andarmi. Adesso voi l'avete già visto indossato, io devo ancora provarlo ovviamente. Rimaniamo sempre sui toni del nero e ho preso queste che no, non sono dei jeans, ma è una gonna di jeans, perché mi piaceva tantissimo il fit che aveva sulla modella. Adesso se ritrovo la foto ve la pubblico qua nell'inquadratura. Ma secondo me indossata la modella aveva un fit fighissimo. Comunque è una classicissima gonna di jeans lunga con lo spacco qua davanti, tipo così. Non so se, sì, forse è più in alto del ginocchio questo spacco. Il jeans di Shein, non so se l'avete provato, ma è veramente morbidissimo. Io anche di pantaloni ne ho diversi, perché non stringe, non schiaccia, non rimane rigido anche dopo che lo lavate, non rimane così drittissimo, e quindi mi è sempre piaciuto. Devo vedere soltanto se mi va di vita. Ho preso una taglia 36, alla vista così dovrebbe andarmi, però la provo e vediamo. Ah, ho preso una t-shirt carinissima, secondo me, molto particolare, per l'allenamento fondamentalmente. Dovrebbe essere di cotone, ma adesso lo controllo subito, perché è fatta in questo modo. È gigante, che taglio ho preso? No, è una S, è abbastanza over come vestibilità, secondo me, perché, cioè, per essere una S è abbastanza grande. Vi dico che il tessuto è leggermente trasparentino, ma di solito per allenarmi le t-shirt le metto con sotto il top da palestra, insomma, per il riscaldamento. Volevo vedere se effettivamente era di cotone, perché mi sembra di averla scelta apposta perché lo fosse. Sì, 100% cotone, infatti è molto morbida. La cosa che io sto sempre attenta quando acquisto il sito di Shein è le composizioni dei capi, perché ci sono sia capi come questa che sono tutto cotone, sia capi che magari sono più sintetici, e sulle t-shirt a mezze maniche, soprattutto se magari le devo usare per allenarmi, mi dà fastidio addosso, quindi di solito le scelgo di tutto cotone come questa qua. Ultimo capo che ho da farvi vedere, non so perché Shein abbia cambiato le bustine o se è soltanto per la sezione Quick Ship, che sono così, non sono le solite, insomma, riutilizzabili. Ho preso questo maglioncino fatto così, rosa. Tutti i maglioncini rosa ho preso, non ne avevo, adesso ne ho due. Fatto così, in questo modo, ha il collo che si risvolta e dovrebbe rimanere così, quindi con le spalle scoperte. Andavano tantissimo l'anno scorso, ma spoiler, andranno un sacco anche quest'anno, quindi io ne avevo già uno verde che ho preso sempre su Shein, e uno bianco che non ricordo dove ho preso, che ho usato tanto l'anno scorso, quindi ho visto questo qua rosa e ho detto perché no, proviamo a prenderlo. Questo secondo me è addirittura più morbido di quello rosa che vi ho fatto vedere all'inizio, perché è un tessuto veramente morbidissimo. Ah, e la manica si allarga così sul fondo, quindi va giù un pochettino a campana, così come vedete, molto carino, fa molto anni 90, che con i miei jeans che ho preso ultimamente, anche loro così a campana sul fondo, secondo me ci sta. E niente, sono molto soddisfatta, devo dire, di questo ordine di Shein che ho fatto, perché ho preso tutte cose comunque che sono abbastanza sicura che utilizzerò, e soprattutto in questo periodo, e hanno anche dei materiali secondo me che meritano, cioè il rapporto qualità prezzo ultimamente secondo me è migliorato un sacco. Questa cosa del quick ship, quindi della spedizione veloce, è super comoda, perché magari mi accorgo che ho un evento tra una settimana e mi serve proprio quella cosa in particolare che devo acquistare, ed è comodissimo. Quindi se non lo conoscevate, mi fa piacere che l'abbiate scoperto con questo video. Direi che abbiamo concluso per il video di oggi. Io vi saluto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!